della Decina in Cucina. Oggi parleremo di verdura saltata. Abbiamo scelto una serie di verdure che stanno molto bene tra loro come accostamento, quindi zucchine, carote, peperoni, erba cipollina, germogli di soia, verza. E una volta saltate, questo piatto può essere servito come piatto singolo di verdure, oppure può diventare anche il ripieno per i famosi involtini di primavera, o al vapore, o freschi, oppure addirittura fritti. Passerei quindi a raccontare un po' gli ingredienti. Per quanto riguarda gli ingredienti, abbiamo inizialmente tagliato tutte quante le verdure a striscioline in maniera molto omogenea. Quindi abbiamo 40 g di zucchine, 40 g di carote, 40 g di peperone, rosso, giallo e indifferente, circa 50 g di erba cipollina, 60 g di germogli di soia, 120 g di verza. Poi abbiamo un cucchiaio e mezzo di zucchero di canna, un cucchiaio di vino cinese, un cucchiaio di salsa di soia chiara e poi circa 2 cucchiai di acqua che ci servirà per cuocere. Poi abbiamo aggiunto anche 2 fette di zenzero. C'è chi preferisce lo zenzero, come nel mio caso, ma si possono mettere anche degli spicchi d'aglio per insaporire. Io in questa ricetta utilizzerò, diciamo, lo zenzero. Quindi a questo punto siamo pronti per iniziare a cuocere e a cucinare la nostra ricetta. Ok, possiamo iniziare a cucinare. Abbiamo la pentola molto calda, ricordatevi, pentola bollente, olio freddo, sempre. Quindi possiamo mettere l'olio nella nostra pentola, mettere subito i 2 spicchi di zenzero per appunto far insaporire. Ok, possiamo togliere lo zenzero e possiamo iniziare a mettere le nostre verdure. Mettiamo un po' subito del vino cinese. Aggiungere le altre verdure. Aggiungiamo la salsa di soia. Let's go.
ecco la nostra verdura saltata. Possiamo decidere di servirla così, oppure, come dicevo prima, può diventare il ripieno per gli involtini di primavera. A questo punto non mi resta che salutarvi, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!